finalmente vai in pensione, inizia per te un nuovo periodo di vita sicuramente importante. Il tuo contributo e la tua compagnia ci mancheranno molto. Sii felice per il traguardo raggiunto e guarda sempre al futuro con gioia e serenità. Era domenica 20 febbraio del 2011 quando da direttore della testata giornalistica web tv ecodelsangro.it feci mandare in onda attraverso le antenne dell'emittente Tele Alto Sangro il servizio sul pensionamento del guardiapesca Renato Casbarro. Fu un'emozione indescrivibile per i soci salutare la meritata quiescenza di quest'uomo che aveva dedicato 35 anni di lavoro per la salvaguardia dell'asta del fiume Sangro, gestita dall'Associazione Pesca Sportivi di Castel di Sangro sin dal 1952. Ieri Renato si è spento dopo 3 mesi di sofferenze, un pensionamento breve, durato soltanto 11 anni, che non gli ha restituito neanche un terzo dell'impegno quotidiano svolto con abnegazione e professionalità spesso sotto la neve e l'acqua, prima insieme al compianto Emilio Legge, poi con Nino Trailani, detto il Polacco. Da quando è nata l'associazione, io piccolissimo, Renato è stato sempre uno dei maggiori controllori del fiume Sangro, spesso e volentieri quando solcavamo le sponde ce lo trovavamo alle spalle come un fantasma. Ovviamente 2-3 volte ci controllava, poi ovviamente vedeva solamente il numero delle catture perché era diventato un amico praticamente. Ci raccomandava sempre di comportarci bene, praticamente lui riusciva a trasmettere la passione che metteva nel suo lavoro come la nostra nel pescare, esattamente allo stesso modo. Quindi il rispetto per la natura, il rispetto per il fiume, il rispetto per i pescatori e per l'associazione. In queste ore sono giunte centinaia di telefonate da ogni angolo d'Italia. Chiunque avesse frequentato il Sangro lo conosceva ed era davvero ben voluto da tutti, anche da chi, nonostante i reiterati ammonimenti bonari, si era beccato qualche verbale per aver ceduto nelle catture. La funzione, diceva sempre, era quella di educare e non di punire. Erano tempi che erano, era un passato che si è trasformato con gli anni e quindi automaticamente molto di quella gente è morta e quindi non c'è stata più quella passione di ricreare magari lo stesso di una volta perché i tempi sono cambiati. Con la dipartita di Casbarro si chiude definitivamente il capitolo storico più importante del Sangro. Testimonianze sentite e commosse giungono anche da paesi del comprensorio, dal Fedena a Crespino Crispi, già segretario dell'associazione Pescatori Ofidena, ricorda lo spirito di cooperazione del generoso Renato. Ma è stato sempre disponibilissimo con noi. Più di una volta, insieme anche a Nino, si sono prodigati per riportare con lo storditore dell'associazione Castel di Sangro dal fiume Rio Torto al lago della Montagna Spaccata. C'era stata già una piena collaborazione sia con l'associazione Pescatori Aufidena e con l'associazione Pescatori Sangro. Io ero poi frequentatore dell'associazione Castel di Sangro e insieme a mia moglie per anni abbiamo frequentato i fiumi della Zittola e del Sangro. It's not time to make a change, just sit down, take it slowly, you're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me.